Ciao a tutti ragazzi, oggi abbiamo qui Battle Pack 3. Guardate che scatola colorata, anche le bustine sono molto colorate, eh? Ora le vedremo. Sono 36 bustine, 5 carte per bustina. E volevamo aprirlo con Federico, ma Federico è in missione a San Diego, quindi lo apro da solo, alla faccia sua. Ah, ecco qua, abbiamo già la plastica. Sono 36 bustine, ragazzi, non 24. Guardate quanto sono colorate. Sono tutte diverse poi, eh. E 36 bustine, 5 carte a bustina, 3 comuni, una sempre rara e una shutter foil, una rarità nuova. Andiamo a vedere com'è, anche perché io sono curioso. Andiamo subito con la prima. Ecco qua. Devi vedere, sono comuni, eccola rara. Ecco la shutter foil, vedete com'è? Guardia mirata, la mettiamo qua. E scrittura proibita. In questa espansione sono riusciti anche degli Xyz, tra cui il numero 10, il numero 20, Giga Brillante. Chi è che non cerca Giga Brillante? Koala Marino, Sepoltura per Natura, molto utilizzata. Jane, del mazzo che è ritornato Fedele della Luce, raro. E un Terremoto Shutter Foil. Andiamo con la terza bustina, sono 36, quindi ci sbrigheremo, andremo molto velocemente. Cyber Fenice, Il Sveglio del Miracolo, un Alligatore Leone, raro, e un Ascia da Guerra Infuriata, Shutter Foil. È una maschera della brutalità, che è sempre carina. Apriamo questo bellissimo orso. Un'altra Ascia da Guerra, vedete? La stessa carta potete trovare comune o Shutter Foil. Gli Xyz sempre Shutter Foil. Un Araldo. Un Chiron raro. Un Leo Tauro foil. Adesso apriamo questa creatura alata. Secondo me qui dentro c'è un Xyz. Falco. È una creatura macchina Shutter Foil. Maledizione di Anubi. Andiamo avanti. Questa bustina blu. Ah, questo è un Branco Malvagio. Il Valhalla. Cavaliere Ingranaggio Antico. E un successore di abilità foil. Vado veloce perché sono 36 bustine, ricordo, invece delle 24 che si trovano di solito. Saltatore Psichico. Maestro Artigiano. Guerriero Tridente. Thunder Blue. È una bacchetta miracolosa. Una bella bustina verde con Giroid subito davanti. Cancello dimensionale. Drago Koakimeiru. E una Gru Sacra. Metamorfo. Oh, è tornato l'orso. Apriamo anche quest'altro orso. Vediamo che troviamo dentro. Guerriero Sopravvissuto. Un bel squalo. Oh, Magia Ombra Shutter Foil, molto carina. Poi è una carta che si usa. Questa bustina gialla adesso. Tifone. Un orco ritardario. E un fertilizzante miracoloso per il mazzo pianta. Uppela. Questa bustina voleva scappare, forse c'è qualcosa di grosso. Signore del Veleno, Psicocinesi, un Predone e... no, è una creatura. No, Campione Eroico, il primo Xyz che abbiamo trovato. Shutterfire, come ho detto, gli Xyz si trovano sempre e solo in questo formato. Andiamo di nuovo al blu. Comunque quella bustina voleva scappare ed c'era un Xyz dentro davvero, eh. Quindi queste bustine hanno un'anima. Shabby X,
Stendardo, una creatura Genex rara, e un Nastro della Rinascita Shatterfoil contro l'avversario, sempre molto buona. Andiamo con questa bustina turchese. Tigre di fuoco e un falco della Valle delle Nebbie. Ma è bellissimo il disegno, ragazzi, con questa spada fighissima. Andiamo avanti. Sovraccarico psichico, forse tornerà il mazzo psichico? Chissà, chi lo sa. Drago Tempesta e voilà. Saggio della Frontiera. Ah, guardate che questo dinosauro scheletrico. Una bustina arancione, sarà contento il nostro Marco. Distruggitron, mazzo psichico. Anche questo, sovraccarico psichico. Koala vampiro e un pupazzo di neve fantasma trucco. Fantasma trucco è un altro di quei mazzi che va molto molto bene. Marco è molto contento del dinosauro. Pollinosi, creatura alata, soffio incendiario, mazzo draghi questo, eh? Andiamo avanti. Questa bustina rosa, nonostante rosa, guardate che bel drago questa sopra. Uno stregone psichico e un mostro Vylon Shatterfoil. Altra bustina, anche questa rosa. Un altro cavaliere di ingranaggio antico raro. Alucard. Alucard fantasma trucco. Molto utilizzata nel mazzo fantasma trucco. Poi comunque è un rango 3, quindi è sempre utile. Andiamo con la bustina viola. Secondo me nel viola c'è qualcosa di grosso. Stegosauro. Reliquia Nordic, un furetto di fuoco, un'altra creatura dinosauro e un abito proibito, che fa sempre comodo. Andiamo con la bustina gialla. Vedete, queste bustine hanno tantissimi colori. C'è un Giroid, un Atomos of Psychico, ah, è una magia, vabbè. Noi ci arrendiamo, mancano ancora tante bustine qua, andiamo con questa. Questa bustina blu, magari un gorgone, un tempio, creatura fata. No, creatura normale, ah, un furetto. Questa si usa molto, soprattutto nel mazzo Chamberna. Bacchetta uso singolo. Andiamo avanti con queste bustine, guardate quante sono. Non finiamo più di scartare. Guardate, queste sono quelle che ho scartato adesso. Sono tantissime. Velociraptor nero. Capra espiatorio. Anche questa è una carta molto carina. Ah, è tornato il dinosauro arancione. Libro della vita. Guardia della carta. Arardo della luce viola. Stazione psichica. Cosa ci vorranno far capire quelli della Konami? Tornerà il mazzo psichico? Aspetto i vostri commenti, eh. Vylon, fiammata. Destino Quagmire. Offerta al condannato. Rosa, andiamo su rosa. Rosa prima ci ha portato fortuna con un bel Alucard. Oh, spada mistificatrice, anche questa si usa molto, soprattutto nel fantasma trucco. Drago Quagmire e una creatura macchina. Continuiamo con rosa. Cavale espiatorio. Volontà sulla materia. Carta psichica, anche questa. Viola. Coleottero. Distruzione schiacciante, mazzo drago e un calice proibito, che è sempre carino.
andiamo sul giallo. Giallo è il colore degli Xyz. Truppa della carta, Predatore e Maghi riuniti. Torniamo sul rosso. Un drago e un abbacchetto su singolo Shatterfoil. È una lancia proibita, ragazzi. Bellissima questa carta, molto utile e molto giocata. Questa la lascio qua da parte. Bustina viola, Sepoltura viola dura. Oh, un uomo fagiolo. Un'altra Jane. Una tigre di fuoco. Ah, è tornato. Dinosauro arancione. Hai di ferro e... Oh, soldato gigante d'acciaio. Un rango 3, comunque un 2000 di difesa, è sempre molto buona. Lo lasciamo qua. È una magia d'ombra, che mi pare giusto. Sono rimaste tre gialle. Tre gialle con diversi disegni davanti poi. Uno scarabeo con Chimero e un'avanguardia del drago. Gli ultimi due, eh? Torniamo con l'orso. Spade mistificatrici, molto buona. Tigre di fuoco, guerriero di Odesia. L'ultima. Secondo me c'è il numero 20. Capo espiatorio. No, c'è un abitante delle profondità però, che comunque non è male. Ecco qua. Abbiamo aperto questa bella scatola, vedete qui tutte le bustine che sono... sono ormai tutte aperte, però guardate quanti colori. Che dire, queste bustine le trovate sul nostro sito anche, laboratoriogiochi.it, oppure venendoci a trovare qui a Via Cassia 76 a Roma. Se il video vi è piaciuto, commentate qua sotto, soprattutto aspetto i vostri commenti sul mazzo psichico, che secondo me tornerà forte. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale, che faremo tanti 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 altri video, come ormai state vedendo. E facciamo un saluto a Federico, che da San Diego gli arriverà in differita. Ciao ragazzi, stay lab!